Siamo qui con Stefania Duico, direttore marketing Xbox. Ciao a tutti. Raccontaci un po' la serata. Allora, stasera siamo qui per celebrare l'arrivo di Xbox One sul mercato italiano e sugli altri 12 mercati che insieme a noi lanciano la console. È una serata fatta per il mondo dei media, dell'industria, ma anche per tanti nostri consumatori che questa sera potranno festeggiare insieme a noi e insieme agli artisti presenti qui. Suonerà Amy Schilla, poi ci sarà una performance di Skin degli Scancanalsi, ma soprattutto i nostri consumatori potranno giocare con le più di 30 postazioni di gioco presenti questa sera. Xbox One è il miglior sistema di intrattenimento e di videogioco, è prima di tutto una console studiata da videogiocatori per i videogiocatori. Usciremo con una lineup di titoli al lancio che è la più ricca da sempre, ma Xbox One non è soltanto videogioco, perché permetterà di fruire al meglio di una serie di contenuti di intrattenimento, film, musica, eccetera, con una serie di miglioramenti. Con Kinect ad esempio potremo interagire in modo ancora più naturale e più semplice anche attraverso la nostra voce, per passare in modo sempre più rapido e sempre più semplice da contenuti per esempio di intrattenimento a contenuti di gioco. L'esperienza della 360 in che cosa vi ha aiutato per la nuova Xbox One? Beh, sicuramente siamo partiti dall'esperienza di Kinect e l'abbiamo ulteriormente migliorato. Il nuovo Kinect ad esempio può riconoscere fino a 6 persone, può riconoscere il battito cardiaco e soprattutto abbiamo reso possibile per i nostri sviluppatori utilizzare questo strumento per rendere possibili interazioni di gioco ancora più profonde. Il sistema ad esempio sentirà i nostri battiti come evolveranno, e ci sono alcuni giochi che mostreranno i momenti più di suspense nel momento in cui si percepirà che noi siamo nel massimo momento di agitazione, per esempio. Con Xbox One, così come avveniva con Xbox 360, potremo continuare a prestare i nostri giochi. Il mercato dell'usato sarà sempre lo stesso, non sarà per forza necessaria una connessione online. Internet serve soltanto nella fase di setup della console, ma poi si potrà continuare a giocare e a spostare la propria console da una stanza all'altra. Ovviamente però Microsoft è attenta al futuro e abbiamo ulteriormente migliorato l'esperienza multiplayer, per cui diciamo che teniamo il meglio della vecchia esperienza, la flessibilità di Xbox 360, e ci uniamo degli ulteriori miglioramenti fatti sull'esperienza multiplayer e di Xbox Live, quindi pronta al futuro. Grazie Stefania, un saluto dalla presentazione di Xbox One. Grazie a voi, ciao.